siamo con Fausto Albanesi dell'azienda Torre dei Beati. Siamo in una zona particolare, da una parte c'è il mare e subito dietro c'è il Gran Sasso d'Italia, per cui una zona con un microclima che porta caratteristiche particolari ai vini. Adesso Fausto in un minuto ci racconta Torre dei Beati. In un minuto è un po' difficile raccontare una storia che non è lunga in realtà, è abbastanza breve perché abbiamo iniziato nel 99 io e mia moglie, che eravamo e siamo grandi appassionati di vino e forti di questa vigna piantata da mio suocero nel 72 anzi per l'esattezza, e abbiamo iniziato a vinificare in proprio le nostre uve, abbiamo convertito al biologico i vigneti di famiglia, perché non tanto per questione di moda, perché ritengo che il biologico non sia mai andato di moda in realtà, ma più per discorso nostro, che quando cammini e lavori in mezzo alla vigna preferisci stare in mezzo a un ambiente sano piuttosto che un ambiente ricco di sostanze di cui non conosci la provenienza e l'effetto. Abbiamo iniziato quindi per passione, incentrando tutto sul discorso della qualità e della super selezione dei grappoli durante le vendemmie e anche durante tutto l'anno. E abbiamo la fortuna di poter coltivare questo vigneto vecchio di 40 anni d'età di Montepulciano, al quale si è affiancato nel corso degli anni un vigneto che attualmente è di 4 ettari di pecorino, un vitigno molto interessante della nostra zona, del sud delle Marche e il nord dell'Abruzzo, nella zona in cui noi siamo, che a fianco alle rese in vigna piuttosto contenute, anzi abbastanza basse devo dire, dà però per contro dei vini di grande concentrazione sia alcolica sia soprattutto di acidità e mineralità, quindi dei vini di grande anche piacevolezza ma anche di grande capacità di invecchiamento. Non c'è in realtà sul pecorino una storia particolarmente lunga, io vi mostro direttamente una delle bottiglie che facciamo di pecorino, non c'è una storia lunghissima. È bellissima anche l'etichetta, anche il nome, il nome è una mia invenzione, l'etichetta è un'invenzione di mia figlia che a 3 anni e mezzo fece questo dipinto alla scuola materna con le dita, e noi abbiamo scelto come miglior commento per questo nome che avevo partorito un po' a tavolino. Sì, ed è una prima espressione di pecorino che manifesta un po' tutte le caratteristiche di freschezza e anche di serbevolezza di questo particolare vitigno che abbiamo inteso piantare perché ci crediamo molto. E per il resto il grosso del vigneto è fatto di Montepulciano, questa vigna vecchia appunto, abbiamo diverse espressioni, si parte dal Cerasuolo che è la versione più piacevole, più fruttata, più immediata, anche se in realtà ha delle caratteristiche anch'esso di durata nel tempo speciali se lo rapportiamo con tanti rosati che vanno per il mondo, non a caso uno dei rosati più tradizionali d'Italia. E poi abbiamo 3 versioni di rosso, tra questi non so, vi faccio vedere per esempio il Mazzamurello, che è una selezione in questo caso del 2010 che viene lavorata chiaramente con grandi selezioni in cantina innanzitutto, in vigna innanzitutto, e poi in cantina c'è, dopo la fermentazione c'è una maturazione in barrique che dura 20 mesi e una lavorazione sulle fecce fini, perché in questo caso a me piace non separare le parti solide dalla parte liquida, perché le parti solide hanno sempre molto da dare al vino, è un peccato separarle prima del tempo perché sarebbe come togliere al vino la capacità di crescere, però mi piace tenerli in contatto con il vino e con il batonaggio poi rimescolarle in modo che abbiano la possibilità di conferire al vino caratteristiche sia olfattive sia gustative estremamente particolari. Bene. Grazie, questa è l'interpretazione dell'Abruzzo da scoprire di Fausto Albanesi di Torre dei Beati, grazie a tutti e alla prossima. Grazie.